sempre con voi nel presente e per il futuro. Previmoda Fondo Pensione. Andrea e Luigi sono colleghi. Nati entrambi nel 1980 da mamma insegnante e papà impiegato. Crescono insieme nello stesso paese e frequentano le stesse scuole. Andrea e Luigi hanno lo stesso stipendio con contratto terzo livello settore moda. Un giorno ricevono una comunicazione. Vuoi aderire a Previmoda? Andrea decide di aderire al fondo pensione. Luigi, invece, decide di non aderire e lasciare il TFR in azienda. Andrea dovrà indicare la percentuale di versamento da destinare al fondo per ottenere il contributo aggiuntivo del datore di lavoro e la polizza assicurativa accessoria. Luigi rinuncia alla contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro e non ha diritto alla polizza assicurativa accessoria. Andrea dovrà scegliere il tipo di investimento tra le varie proposte. Luigi non ha scelte da prendere. Andrea, sapendo di dover lavorare ancora 40 anni, sceglie l'opzione Life Cycle. Luigi, invece, preferisce prendere ancora tempo per pensarci. Andrea sceglie di accrescere la propria posizione effettuando versamenti volontari. Luigi mantiene il suo stile di vita. Andrea e Luigi, nello stesso anno, si sposano con un bel ricevimento per circa 150 invitati. Andrea, grazie alla deducibilità sui contributi versati, ha pagato parte del ricevimento col denaro risparmiato dalle tasse. Luigi, invece, ha dovuto pagare di tasca sua il ricevimento di nozze. Passa qualche anno e Andrea e Luigi diventano papà. Andrea iscrive sua figlia al fondo pensione. Luigi non può perché ha lasciato il TFR in azienda. Dopo qualche tempo, sia Andrea che Luigi hanno bisogno di chiedere un anticipo. Andrea ha maturato 65.000 euro con Previmoda. Luigi in azienda ha maturato solo 40.000 euro. Per un anticipo per spese sanitarie, Andrea, con Previmoda, potrebbe chiedere fino al 75% della posizione. Luigi, invece, potrebbe chiedere fino al 70% del TFR in azienda. Per acquisto o ristrutturazione prima casa, Andrea, dopo 8 anni, potrebbe chiedere fino al 75% della posizione maturata. Luigi, dopo 8 anni in azienda, potrebbe chiedere fino al 70% del TFR. Per qualsiasi altra necessità, Andrea può chiedere fino al 30% della posizione in Previmoda. Luigi, invece, può contare solo sulle sue forze. Passano gli anni ed entrambi arrivano finalmente al pensionamento. Andrea potrà ricevere il suo capitale maturato un po' al mese per tutta la vita, sommato alla pensione INPS. Luigi, non avendo sottoscritto il fondo Previmoda, dovrà fare i conti con la pensione maturata con l'INPS. Andrea potrebbe anche decidere di ritirare subito fino al 50% del capitale e richiedere il resto un po' al mese per tutta la vita. Luigi non ha scelta. Riceverà la pensione INPS oltre al TFR maturato in azienda. Oppure Andrea, se le condizioni sussistono, potrebbe scegliere di ritirare tutto il capitale in un'unica soluzione. Luigi ripensa con rammarico a quel giorno in cui decise di non aderire a Previmoda. Andrea passerà il prossimo inverno con la moglie in un posto caldo. Luigi, invece, rimarrà a casa con la famiglia per far quadrare i conti. Previmoda Fondo Pensione. E tu? Come hai intenzione di passare i giorni della tua pensione? Come Andrea o come Luigi? Scarica il modulo di adesione sul sito previmoda.it e inizia a pensare al tuo futuro da oggi. Sempre con voi, nel presente e per il futuro. Previmoda Fondo Pensione. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione, leggere la parte 1, le informazioni chiave per l'aderente e l'appendice informativa sulla sostenibilità della nota informativa.